La prima domenica di Quaresima ci propone il brano del Vangelo di Matteo, dove Gesù subisce le tentazioni nel deserto. Ora, questo episodio non è tanto un racconto di cronaca, non è un brano che dice di un evento puntuale nella vita di Gesù. È il racconto di tutte le prove, di tutte le tentazioni che Gesù ha dovuto subire durante tutta la sua missione pubblica, la sua missione di Messia, di Salvatore. Così che le tentazioni che Gesù ha subito nel deserto sono tentazioni paradigmatiche di tutte le tentazioni che lui ha subito, ma anche di tutte le tentazioni che subiscono i discepoli di Gesù. All'inizio della propria missione pubblica, Gesù viene sottoposto a una scelta. Le tentazioni sono delle proposte alternative alla volontà del Padre, al modo in cui il Padre vuole che Gesù sia il Salvatore, sia il Messia. In fondo sono la proposta di una via facile, di una via miracolistica per salvare. Il passaggio attraverso il successo, attraverso il consenso, attraverso l'applauso, l'accoglienza. Mentre la missione di Gesù sarà segnata dal rifiuto, dalla non comprensione da parte dei suoi, da parte dei discepoli, da parte della gente, in modo particolare da parte dei capi. Come Gesù è Messia? È il Messia che si attendevano come il discendente davidico, che avrebbe liberato il popolo con la spada, con la vittoria, avrebbe liberato il popolo dalla dominazione romana. No, Gesù è il Salvatore che si presenta come il servo sofferente, come colui che è venuto a condividere la nostra condizione umana, fuorché il peccato. Allora, se passiamo in rassegna le tre tentazioni che Gesù deve subire, vediamo come Gesù risponde alle proposte del diavolo e come invita noi a rispondere alle proposte del diavolo. La prima tentazione: se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Gesù ha passato 40 giorni, 40 notti nel deserto in digiuno. Gesù ha fame. Diavolo gli propone di risolvere in maniera miracolistica questo suo problema. Gesù può farlo, ha la potenza di farlo, è Dio, è il figlio di Dio, certo. Ma lui si è incarnato veramente. L'incarnazione, il farsi uomo, non è uno scherzo. Lui l'ha fatto per amore nostro, per condividere la nostra condizione umana. Ora, chi di noi, se ha fame, può schioccare le dita ed ecco che le cose, i sassi, diventano pane. No, noi se non abbiamo pane, tanta gente ancora oggi, se non ha pane, se non ha cibo, muore di fame.
Avremmo potuto noi credere che Gesù ci ama, che Gesù ha voluto condividere la nostra condizione umana, se per sfamarsi avesse fatto dei miracoli per sé? La seconda tentazione. Il tentatore propone a Gesù la via della religione vissuta con sufficienza, di chi vanta la sicura protezione che Dio ha promesso ai suoi servi. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. È la promessa di Dio. Sì. Ma quante volte noi sperimentiamo, proprio nel momento del bisogno, che questa promessa di Dio tarda per noi. Dio sembra stare in silenzio, sembra non preoccuparsi della nostra condizione di persone bisognose. Allora Gesù è venuto per dirci che Dio è Padre buono, che conosce tutte le necessità dei suoi figli e mai li abbandona. Ora, se questa verità non è così evidente nella nostra esperienza quotidiana, non lo è neanche per Gesù. Anche Gesù, nell'orto degli ulivi, dice: Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il tentatore propone infine, nella terza tentazione, propone a Gesù la via del potere. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Il prezzo del potere, l'adorazione del diavolo. Sembra impossibile, sembra una concezione molto negativa del potere, ma Gesù è venuto per toglierci le illusioni. Gesù è venuto per dirci la verità. Gesù è venuto non per essere servito, ma per servire. E ha respinto per sempre la logica del potere, perché la logica del potere e agli antipodi della solidarietà, della comprensione, dell'accoglienza, agli antipodi della disponibilità, rappresenta l'esatto contrario di quanto rende possibile la fraternità. E Gesù è venuto a dirci che noi siamo tutti figli di un unico Padre. Siamo fratelli e sorelle fra di noi. È questa la nostra condizione. È questa l'unica via della salvezza. È questa l'unica via per la pace, per instaurare un mondo migliore. È l'unica via per vivere tra noi rapporti autentici, rapporti che ci fanno sentire in piena armonia con gli altri, con noi stessi, con Dio.
La fraternità è la nostra vocazione. Sta all'inizio e al termine della nostra vita. Noi o ci salveremo insieme o non ci salveremo. Alla fine della vita ci verrà chiesto come avremo vissuto i rapporti di fraternità. Allora, il tempo di Quaresima è il tempo in cui siamo chiamati a opporre alla logica del diavolo, del tentatore, del dissolutore, di tutto ciò che costruisce rapporti autentici, le tentazioni di colui che divide, diavolo, diaballo, dividere. Siamo chiamati a opporre alle sue proposte la proposta di Gesù, di essere costruttori di fraternità. E per fare questo dobbiamo fare un lavoro molto impegnativo su di noi. Dobbiamo imparare la legge dell'amore. Dobbiamo imparare a condividere il pane che ci viene dato, che noi tante volte buttiamo via, sciupiamo, così che tanti nostri fratelli muoiono di fame. Allora il digiuno che siamo chiamati a fare in Quaresima non è semplicemente un'opera religiosa o un'opera di eroismo nei nostri confronti, nella nostra capacità anche di astenerci dal cibo. Il digiuno deve allenarci a condividere ciò che abbiamo con i nostri fratelli e sorelle. In Quaresima siamo chiamati a crescere nella fede, a non prenderci gioco di Dio, a non trattare Dio quasi fosse uno stratega, fosse un mago, uno che risponde a tutti i nostri capricci. Lui ci è padre, lui ci è vicino, ma la sua vicinanza è una vicinanza da padre. E noi dobbiamo essere figli, confidenti nel padre, ma con la consapevolezza che il padre sa di cosa abbiamo bisogno. Un padre che sa che tanti nostri capricci non ci portano il vero bene, non ci portano alla felicità. Allora dobbiamo fidarci di lui. La Quaresima è il tempo della fraternità, dell'esercizio, del servizio verso tutti i nostri fratelli. Essere gli uni a servizio degli altri, perché noi siamo custodi gli uni degli altri e il Signore ci chiede conto dei nostri fratelli e sorelle. Solo facendo nostre le decisioni che Gesù prende di fronte al diavolo nell'episodio delle tentazioni, noi potremo camminare sulle sue orme per la via della passione, della croce e giungere alla gloria della risurrezione, perché la Quaresima
è il tempo che ci conduce alla Pasqua eterna. E con Gesù noi vogliamo risorgere, risorgere in Lui. Ma questo nostro desiderio non deve essere un desiderio che ci interessa a prescindere dal nostro rapporto con la comunità, con tutti i fratelli e le sorelle che sono al nostro fianco.